Ciao a tutti, oggi vi propongo una nail art molto colorata. Non si tratta nient'altro che di una French diagonale e per farla ho deciso di utilizzare un arancione molto acceso, un colore insomma che non passa inosservato. E poi nella parte restante dell'unghia, solamente su anulare e pollice, ho deciso di creare un fiorellino rosso, al cui centro ho applicato uno strass argentato. E poi intorno ho applicato delle scie di puntini bianchi che poi vengono richiamate anche nelle altre unghie. È davvero molto semplice e molto d'effetto, quindi come al solito non mi resta che lasciarvi il video e vediamo come l'ho realizzata. Dopo che avrete applicato una base protettiva su tutte le unghie ed io ho utilizzato quella sbiancante antigiallo di Pupa, e dopo che questa si sarà asciugata, dovete scegliere un colore che vi piace. Ed io in questo caso ho scelto un arancione molto acceso, e in particolare il Cocco Paradise di Bottega Verde. E con questo dovrete andare a creare una French diagonale su tutte le unghie. Una volta finito con la French diagonale, vado a prendere uno smalto di colore rosso ed io ho deciso di utilizzare questo qui di Essence, il numero 30 Late at Night, che è proprio un rosso molto scuro, quasi sangue. E ne vado a mettere una goccia su un coperchietto di plastica o insomma dove decidete voi di posizionare una goccia di smalto. Poi prendete un dotter dalla punta medio grande o comunque della misura che più preferite, e con questo andremo a creare un fiorellino su anulare e pollice. Quindi vado a prendere una goccia bella abbondante sul dotter e vado a creare 5 puntini alla base dell'anulare. Una volta fatti i 5 puntini e avendo un pochino abbondato con la goccia rilasciata per crearli, con uno stuzzicadenti vado a trascinare leggermente lo smalto dei puntini dall'interno del fiore verso l'esterno, creando così una sorta di buchino all'interno dei petali. Vedete? In questo modo. E ogni volta che vado a strisciare con lo stuzzicadente, poi lo passo su un tovagliolino e poi vado a creare il petalo successivo per non rischiare di andare a mischiare i colori e fare un pacciugo. E faccio la stessa identica cosa per il pollice, quindi vado a riprendere il rosso, faccio i 5 petali e poi li trascino. Quando avrete finito con i petali, andate a prendere lo stesso rosso che avete usato per questi e un pennellino dalla punta sottile e molto lunga. Con questo andate a prelevare direttamente dalla boccetta un po' di colore e con questo andate a delineare la linea della vostra French, quindi seguite proprio il perimetro, solamente quello interno, ovviamente. In questo modo, e lo fate per tutte le unghie, compreso l'anulare e il pollice. A questo punto prendete un po' di smalto bianco e un dotter dalla punta piccola e andate a creare dei puntini che partano dal punto fra un petalo e l'altro, quindi come se andassero a creare delle scie, un po' casuali.
in questo modo. Mentre invece per le altre unghie, sempre con il dotter e sempre con lo smalto bianco, andate a creare dei puntini che vadano a richiamare un po' questo motivo che avete appena fatto intorno al fiore. Quindi io ho deciso di fare un punto più grande in basso all'unghia, quindi quello da cui partire. E poi da questo dovranno partire tre scie di puntini. Infine, come ultimo dettaglio, ho deciso di aggiungere un piccolo strass al centro dei fiorellini e quindi ne prendo uno da questa ruota e prendo quelli argentati più semplici. Quindi, utilizzando un top coat e mettendone una goccia all'interno del fiore, sia sull'anulare che sul pollice, vado ad applicare lo strass aiutandomi con una pinzetta. Infine, come sempre, date una bella passata di top coat e la vostra nail art sarà completata. Io spero vi sia piaciuta e noi ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!